Presentato nei giorni scorsi a Palvo Tresia, il progetto Lunigiana, che tramite l'analisi di DNA di almeno un centinaio di lunigianesi, di trovare analogie, similitudini e differenze tra vari tipi di geni, per catalogare le varie origini, in quanto la Lunigiana è un territorio che abbraccia più tradizioni, coprendo in parte due regioni, la Liguria da parte spezzina e l'Alta Toscana con la provincia di Massa Carrara. L'idea è partita dal Lions Club di Luni e ha visto due relatori analizzare il progetto, il dottor Marco Grassi, colui che poi operativamente sul campo seguirà il progetto stesso di analisi dei DNA, e il professor Paolo Francalacci, genetista all'Università di Cagliari, che ha portato la sua esperienza in terra sarda, considerato che la Sardegna come regione un'esperienza del genere è la capofila. Studiando, analizzando il DNA delle persone attualmente viventi, possiamo riconoscere le origini di queste persone e quindi non solo come sono e quindi anche eventualmente che patologie può avere quella popolazione e anche cercare dei rimedi, quindi analizzare per scopo biomedico, ma anche ricostruire le proprie origini, la propria storia evolutiva e quindi ci dice non solo come siamo fatti ma anche qual è la nostra origine. Il fatto che Lunigiana sia stato un crocevia di persone che hanno attraversato quest'area per colonizzare altre zone, quindi ha consentito un mescolamento di persone che però non ha dato un'identità forte, per cui abbiamo un'area linguistica, un'area culturale che rappresenta una identità che va valorizzata.